non potevamo mancare all'ultima live performance Le Sette Meraviglie, una contaminazione tra arte, musica, letteratura di Pier Callegarini. Il Trevigiano della Luce si è esibito in una nuova performance nel suo atelier, minuziosamente allestito per l'occasione. È nata da un caso, ma il caso non esiste, da una contaminazione tra una scrittrice e un cantante rock. Perché l'ho chiamato Le Sette Meraviglie? Allora, io lavoro sul dualismo, luce e ombra. Oggi è 7 aprile e tantissimi anni fa c'è stato un grandissimo bombardamento, più di 1000 bombe hanno raso il suolo Treviso. Questo è il buio, abbiamo avuto il coraggio di rialzarci e di ripartire, e quando scopriamo il buio sappiamo che dopo vengono le stelle. Insieme a lui Lele Croce, eclettico compositore, e Fernanda Pagan, scrittrice che ha letto alcuni passaggi del suo libro Le Sette Identità. Il libro si intitola Le Sette Identità, è nato da una mia follia. Io penso che ognuno di noi prima o poi ha avuto la sensazione di riconoscere nell'altra persona un simile, e quindi da questa similitudine è nata tutta una teoria dell'identità. Però la cosa che più mi è piaciuta del libro è che sono riuscita a creare una verità, la mia piccola verità, che la fine non è mai la fine, è sempre un inizio. Allora, io ho l'onore di essere stato invitato qui da Pier e da Fernanda per fare, non tanto da sottofondo, ma per essere la terza parte delle arti messe insieme qui. Quindi ci sarà la letteratura, ci sarà Fernanda che legge passi del suo romanzo nuovo, ci sarò io che traduco in qualche modo in musica le emozioni che dà lei, e infine Pier, di conseguenza, tradurrà in arte, in pittura estemporanea, okay, quello che sente anche dalla mia musica. Quindi sarà tutta un'invenzione, un'arte adesso o mai più. Buona la prima, non si ripete, il trio non ripete. Secondo me Le Sette Meraviglie siamo noi che condividiamo un'emozione. Quindi oggi grazie di testimoniare questa performance e vi aspetto di sopra a godere questo momento. Ma lasciatemi un attimo sorridere alla vita. Grazie.